Ciao a tutti, oggi prepariamo la Anko, la marmellata dolce di fagioli azuki, tipica giapponese. Per favore, questa volta datemi un po' di soddisfazione, guardate il video e lasciatemi un bel mi piace, perché le altre ricette giapponesi non è che sono proprio andate alla grande. Quindi non potete dirmi impazzisco per il giapponese, poi mangiate solo il sushi o il yu gi oh, poi fate voi. Utilizzeremo naturalmente i fagioli. E alla fine del video andrò a fare la degustazione mangiando i pancakes di Doraemon, ma ve li mostrerò alla fine e come realizzarli nel prossimo video. Ma adesso andiamo a realizzare questa crema che è anche perfetta per chi segue una dieta vegetariana, una dieta vegana. Per realizzare questa marmellata dolce ci serviranno naturalmente 200 g di fagioli secchi. I fagioli sono gli azuki, i fagioli quelli giapponesi, che io ho messo a mollo per almeno 5 ore, loro si sono idratati. 200 g di zucchero, 4 cucchiai di zucchero di canna, quello grezzo, che sembra quasi caramello, un cucchiaino di sale e 2 cucchiaini di salsa di soia. Adesso buttiamo via quest'acqua dai fagioli, li scoliamo, li mettiamo in una pentola con abbondante acqua, devono essere belli coperti, e li facciamo bollire in 10 minuti. Poi li scoliamo di nuovo e li rimetteremo di nuovo nella pentola, uno vostro dopo. Questo serve a rilasciare un po' del gusto proprio del fagiolo e sarà anche più facile da digerire. Rimettiamo i fagioli nella pentola, dobbiamo coprirli con almeno il doppio dell'acqua e poi li facciamo bollire per almeno una mezz'oretta. Teneteli d'occhio perché se l'acqua si asciuga si attaccano, si brucia tutto e dobbiamo buttare via tutto. Dopo 40 minuti possiamo dire che sono cotti, se li schiacciate si rompono, poi potete assaggiarli e sentite che sono diventati belli morbidi. Adesso andiamo a passarli con il mini pimer, quello in immersione, li frulliamo per bene e poi andiamo ad aggiungere lo zucchero, poi lo zucchero caramellato o lo zucchero di canna, quello integrale, e infine quando si saranno asciugati per bene, aggiungiamo il sale, la salsa di soia. Riaccendiamo la fiamma e facciamo addensare la nostra crema. Dopo una decina di minuti possiamo andare ad aggiungere il sale e la salsa di soia. Spenta la fiamma, la lasciamo riposare, si deve raffreddare, lui raffreddandosi si andrà ad addensare. Domani andrò a fare la degustazione perché adesso praticamente è diventato tardi, fuori è quasi buio, come potete notare dalla luce artificiale. Ci
Ci vediamo domani per la degustazione. Spettacolo, soprattutto nei dorigliati, così abbiamo fatto una ricetta originale in maniera completa. In questi giorni qui troverete il video anche dei dorigliati, mentre qui potete iscrivervi al canale. Vi incoraggio a lasciare un bel mi piace, vi saluto tutti e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao! Qui le mosche continuano a mangiarsi tutto. Veramente soffici, spettacolo. Non so come ne mangio tutto.